Ads, Kemiramax, Fabrizio Lombardo e la moglie Chiara Geronzi su un campo da golf romano dopo l'esplosione del caso Weinstein, Il Sole Splende, la coppia meno, accusato da tre donne di essere il suo procacciatore di ragazze, Lombardo ha negato, con Weinstein solo un rapporto di lavoro. Ma il produttore fu testimone, con tanto di tigt, proprio delle sue nozze con Lady Geronzi e meno. Fabrizio Lombardo, ex presidente di Miramax Italia, la casa di produzione di Harvey Weinstein, sparito dai radar dopo una replica un poco goffa alle accuse di Asia Argento portava le donne a Weinstein, riappare in compagnia della moglie, la giornalista Chiara Geronzi, su un campo da golf alle porte di Roma. L'atmosfera è boccolica, il clima è mite, il sole splende. La coppia, bella coppia un po' meno. I volti dei due sono scuri, i gesti concitati, così concitati che arriva anche un'amica. Niente da fare, dunque, quello che poteva essere terreno di confronto per la coppia, dove lui ha, in effetti, forse, qualcosa da chiarire, diventa terreno di scontro. Ma si faccia un passettino indietro. Nello scandalo che ha travolto il re dei produttori, Mr. Miramax Harvey Weinstein, Fabrizio Lombardo sembrerebbe avere una parte anche piuttosto incisiva, secondo Asia Argento, citata qualche riga fa, era lui il procacciatore di ragazze di Mr. Weinstein. Era lui, Lombardo, che, secondo l'attrice, nel 1997, l'avrebbe scortata dal suo hotel in quel di Cannes fino al lussuoso H.O. con accento circonflesso Hotel du Cap et des Rocs, a Cap d'Antibes, dentro la lussuosissima suite di Harvey. Lombardo aveva risposto seccamente, sono dichiarazioni false e soprattutto non verificate. Al di là del lavoro non frequentavo Weinstein. Non ci è voluto molto, però, per scovare le foto dell'allora potente produttore di Hollywood al matrimonio di Lombardo con Chiara Geronzi, e no, non era un invitato dell'ultimo minuto, era uno dei suoi testimoni di nozze. Come negli USA. Ora da noi i problemi per Lombardo si vanno moltiplicando. Dopo Asia Argento, si sono fatte sentire le voci di altre due ragazze, due modelle, Samantha Panagrosso e Zoe Brock, che parlano del coinvolgimento di Fabrizio Lombardo nella vicenda. Zoe Brock racconta una storia molto simile a quella di Asia, anche lei, sempre nel 1997, viene scortata all'H.O. con accento circonflesso Hotel du Cap et des Rocs, nel suo caso, però, con Lombardo c'è anche Rick Schwartz, l'assistente personale del produttore americano. Alcuni giorni dopo Fabrizio Lombardo nello scusarsi per l'accaduto, e giurando di essere stato all'oscuro delle vere intenzioni di Weinstein, avrebbe invitato la Brock a Roma, a casa sua, dove stava con l'allora fidanzata Claudia Gerini, per poi cercare di convincerla e coinvolgerla in un triangolo amoroso. Samantha Panagrosso, infine, che accusa Weinstein di averla molestata sempre nel corso del Festival di Cannes, ma nel 2003, sostiene che la carica a presidente di Fabrizio Lombardo era giusto un pretesto. In realtà il suo lavoro era quello di portare ragazze all'orco. Insomma, per il TMZ, c'è da attendere. E se sarà appiro vedremo.